Io vi racconto la mia esperienza qui al San Giuseppe. Sono contenta, sono emozionata, sono fiduciosa perché ho avuto parecchi chili addosso, parecchie pesantezze, disagi, malumori e invalidità. Io fortunatamente nella mia esperienza ho avuto persone qui a San Giuseppe, veramente lo dico ad alta voce, fiera di dirlo, persone valide, con rigidità, motivate nel farti alzare dal letto e fare quei quattro passi anche con flebi, con drenaggi. Io dal primo giorno che ho fatto l'intervento mi facevano male i punti e io, avendo questa sensibilità, Doc, mi raccomando, non mi tocchi. E giustamente lui mi disse: se non la tocco, io non la posso visitare. Se non la posso visitare, io non so se sono stato bravo nel mio lavoro. Perché il mio obiettivo è quello di mandare via lei con le sue gambe, con la sua forza, con la sua volontà di non tornare più come era prima. E a me quelle parole mi hanno fatto tanto, tanto bene. Poi con i ragazzi, con gli infermieri, con i vari dottori che si sono susseguiti nell'arco delle giornate di visita, proprio la fratellanza, la gratitudine, il coinvolgimento anche umano, perché si interessano a te. Adesso la mia vita è, non dico cambiata, però dico adesso è vivibile, perché adesso posso fare quello che agli altri sembra quotidiano fare, per me invece era o un miraggio o una sofferenza, e invece adesso mi viene semplice anche a me farlo. Sono molto contento dell'operazione che ho fatto, mi sento molto meglio confronto prima. Anche quando fai dei movimenti, camminare, hai voglia di fare più cose quando sei meno grosso. O mangio di tutto e di più, però cambia la quantità. O puoi fare tante cose che prima non potevo fare, giocare con i bambini, quando ti fai la doccia, camminare. Sono contento di aversi perso in 6 mesi 50 kg, non fumo più e lo rifarei. Ringrazio tanto il dottor Foschi, ospedale di San Giuseppe, e sono molto contento e fiero di lui.